Amici di Cavallo Magazine, ben ritrovati a una nuova edizione del nostro notiziario. Partiamo con la prima notizia. Il prossimo 11 aprile scadrà la sospensione all'attività agonistica delle gare internazionali voluta dalla FEI, con lo scopo di arginare il problema dell'epidemia del virus EHV1, meglio conosciuto come rinopolmonite. Proprio in occasione dell'avvicinarsi di quella data, la stessa FEI ha organizzato degli incontri con esperti e addetti ai lavori per cercare di ripartire al meglio e di capire quali saranno i protocolli da adottare. Il risultato di tali incontri verrà reso noto nelle prossime ore. La gara più importante all'interno del Winter Equestrian Festival di Wellington in Florida, pensate 13 settimane di competizione da gennaio ad aprile, è sicuramente quella che si è svolta sabato 27, il Gran Premio Rolex. Ad ottenere la vittoria è stato Daniel Deusser in sella alla scuderia 1918 Tobago Z. Il cavaliere ha confermato il suo ruolo da grande protagonista all'interno di questa competizione, dopo aver ottenuto già nelle scorse gare numerose vittorie e piazzamenti. Una tragica fatalità si è consumata all'interno del campo ostacoli di Wellington in Florida venerdì 26. Lo stallone Chili Willy, montato dal campione belga Nicolas Philippe-Arts, al termine del percorso, proprio dopo l'ultimo ostacolo, è inciampato e cadendo si è procurato la frattura dell'anteriore sinistra. Proprio la drammaticità della caduta e la complessità di questa frattura ha reso inevitabile l'eutanasia del povero cavallo. Chili Willy era nato nel 2008 da Cassal e da Lord, era montato da Nicolas Philippe-Arts fin dalle gare dei giovani cavalli. Nel 2017 aveva vinto le gare, il campionato del Belgio, mentre nel 2018 aveva partecipato al campionato del mondo di Tyrone. Nessuna sorpresa nella Dubai World Cup di sabato 27 marzo. Il sauro della Godolphin, il 4 anni Mystic Guide, montato dal panamense Luis Saez, ha rispettato i favori del pronostico, vincendo in scioltezza la 25esima edizione della Classica degli Emirati, dotata di 12 milioni di dollari. Alle spalle di Mystic si sono piazzati il giapponese Chusa Wizard e l'altro portacolori di Godolphin, Magny Course. Al gruppo 1, sui 2000 metri in sabbia, avrebbero dovuto partecipare anche gli italiani Franky Dettori e Antonio Fresu, ma entrambi i jockey sono stati disarcionati dai rispettivi cavalli durante le fasi di inserimento nelle gabbie. I due purosangue, fuggiti in libertà, sono stati ripresi sul campo. Parliamo di moda. Fino al 31 di marzo, infatti, a Pechino si svolge la China Fashion Week, kermesse ovviamente legata al mondo del fashion, che si svolge due volte all'anno. Tra le tante sfilate in programma, una ha colpito particolarmente la nostra attenzione ed è quella di Heaven Gaia, della stilista Xion Ying. Perché ha colpito la nostra attenzione? Beh, perché in passerella ha portato un cavallo. Il mood era assolutamente gotico, così come il cavallo nero e la modella vestita di nero indossava un grandissimo cappello. La stilista Xion Ying è particolarmente conosciuta in Europa. Pensate che ha sfilato anche all'Opéra di Paris. Un cavallo di Maremma sul tetto del mondo. M. Can Grande, che con la 16enne Alice Gurrieri compete sulle lunghe distanze dell'Endurance. Il Made in Italy non finirà mai di stupirci e i cavalli di Maremma pure. Perché il FEI Endurance Young Riders Horse of the Year per il FEI Endurance Young Riders Horse World Ranking 2020 è stato assegnato proprio a lui, figlio di M. Teresa del Belagio, da Zafferano di Corte Vecchia, e eccolo. Nato nel 2013 nell'allevamento di Giovanni Lindo Ferretti e avviato all'Endurance dal suo attuale proprietario Antonio Rosi, M. Can Grande nel 2019 ha incontrato la combattiva Alice Gurrieri, classe 2005, diventata la sua amazzone. Le doti di M. Can Grande? Tenacia e resistenza, sia fisica che mentale. A questo punto il telegiornale finisce, ma prima di salutarci vi invito a rimanere sintonizzati con noi perché tra pochissimo parte un nuovo appuntamento con le dirette di Cavallo Magazine. Ospiti di questa sera saranno alcuni dei volti protagonisti dei Fise Awards, insieme a loro anche il presidente Marco Di Paola. Per il notiziario invece è tutto, ci vediamo la prossima settimana. Restate con noi!